Grazie Presidente. Ciò che mi preme oggi è mandare un segnale fuori da quest'asse parlamentare ai cittadini e a coloro che si troveranno ad applicare questa legge. Presidente, con un ricordo, l'articolo 12 delle disposizioni della legge generale dispone che nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato letterale delle parole secondo la loro connessione e dall'intenzione del legislatore. Allora, se così è, ognuno di noi ricorderà che abbiamo fatto differenza con la legge Reale Mancini, escludendo il reato di propaganda e limitando le condotte punibili a quelle che sono motivate da istigazione alla commissione di atti di discriminazione o violenza fondati sull'odio. Ricorderanno i colleghi che abbiamo tipizzato le condotte con l'emendamento Annibali, sono state declinate, meglio declinate, l'identità di genere e tutto ciò che attiene alla sfera sessuale. È stata pensata la clausola della salvaguardia col quale si dà possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero. Quindi sulla prima parte, chiudo Presidente, sul senso letterale delle parole io non avrei dubbi, però sulla seconda parte, la reale intenzione del legislatore, io vorrei innanzitutto ringraziare la Presidente Gelmini che mi ha consentito di poter confrontarmi liberamente nell'esame di questo testo di legge. Vorrei ringraziare la Presidenza che ha aumentato molte volte i termini del nostro confronto. Vorrei ringraziare ogni deputato dell'opposizione che, pur con posizioni diverse dalla mia, ha criticamente contribuito al dibattito, ma soprattutto vorrei ringraziare i membri dell'attuale maggioranza e l'onorevole Zan per aver cercato di offrire un contributo serio al dibattito, puntualizzando che non vi è nessuna legge bavaglio. Quindi almeno questo i giudici e ancor prima dei giudici i pubblici ministeri sapranno. Concluda. Nessuno di noi vuol limitare in alcun modo la libertà di pensiero. Presidente, nel dir questo annuncio con orgoglio il mio voto favorevole, perché oggi riconosciamo e non concediamo, riconosciamo la pari dignità sociale di tutti, anche di chi ha un orientamento sessuale o un'identità sessuale diversa. Grazie. Grazie. Deputata.